Buon venerdì a tutti. Facciamo chiarezza per quanto riguarda l'aumento delle pensioni. Si parla di uno 0,8%, nemmeno l'1%, 0,8%. E sarebbe la differenza che si attende da gennaio 2023, perché la vecchia perequazione doveva arrivare all'8,1%. Visto che è stato dato solo il 7,3%, mancava questo 0,8% che, da quello che si evince, dovrebbe arrivare per dicembre, perché a novembre purtroppo INPS è piena di lavoro e non riesce a fare questi conteggi. E allora questo 0,8% io vi ho fatto già diversi esempi. Però vi voglio spiegare la cosa importante. Chi prende una pensione di 1000 euro, lo 0,8% sono 8 euro di aumento. Quindi diciamo che per 12 mesi, perché deve prenderla da gennaio 2023 fino a dicembre, sono 12 mensilità. A 8 euro al mese sarebbero 96 euro in più sulla pensione. Ma non è che poi prenderete sempre 96 euro in più, no, perché poi da gennaio 2024 l'aumento della perequazione pari allo 0,8% significa che vi darà 8 euro in più sulla pensione. Parliamo di quella di 1000 euro. Se passiamo una pensione da 500 euro sono 4 euro in più al mese, quindi da gennaio a dicembre prenderete 48 euro in più. Da gennaio 2024 non saranno 48 euro in più al mese, bensì 4 euro. E così vale per tutti gli altri importi in merito alle pensioni. Si tratta della perequazione ed è un margine pari allo 0,8% di aumento, quindi niente di che. Diciamo che gli importi miseri sulle pensioni misere, importi alti sulle pensioni alte. E chi è che prende le pensioni più stellari? I nostri cari politici. Io direi, proporrei al nostro governo, quello che voi dovrete prendere sulle vostre pensioni, quelle da 6.000, 7.000 euro, rinunciate e datele alle povere famiglie, quelle che prendono 300 euro, 313, 297. Date un po' di sollievo a quelle famiglie, rinunciate voi, perché 7.000, 6.000 al mese campano sei famiglie, però purtroppo c'è gente in Italia che deve vivere, deve campare con 300, 500 e 700 euro al mese. Questa è la cosa che non va nel nostro caro paese. Quindi io spero sempre che un domani la divina provvidenza faccia cambiare un pochettino le cose. Grazie a tutti per avermi ascoltato.